Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Io sono Tiziana e in questo video voglio condividere alcune mie riflessioni sulle cattive abitudini. Se questo tema vi interessa, vi prego di mettere un bel like e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale così mi aiuterete a farlo crescere. Le cattive abitudini, gli atteggiamenti che sono distruttivi, le dipendenze, tutto sommato, si inseriscono nella nostra vita dopo una prima volta che abbiamo fatto una determinata cosa dannosa. Perché abbiamo fatto quella cosa la prima volta? Perché ci ha fatto sentire bene. Quindi poi abbiamo rimarcato, ripetendo, la cosa nociva, perché appunto nuovamente abbiamo trovato in quella cosa, in quell'azione, in quella situazione, insomma, in quello che ci danneggia poi alla lunga, qualcosa di positivo, di appagante e di bello. Ripetendo, questa cattiva abitudine è magari diventata una dipendenza, è diventato un atteggiamento distruttivo, qualcosa di veramente deleterio. Però perché noi lo stiamo a ripetere? Ripeto, perché poi alla fine quella cosa nell'immediato ci fa star bene, o comunque anche se apparentemente ci fa star male, emotivamente magari ci fa star bene, oppure il contrario. Quindi per rompere questo meccanismo delle cattive abitudini è difficile affidarsi soltanto alla buona volontà, è difficile sostenerci solo attraverso delle motivazioni validissime, perché se poi queste motivazioni non sono rinfrescate, non sono sostenute da qualcosa, e se abbiamo delle debolezze in un momento particolare, se ne va a farsi friggere la motivazione, se ne va a farsi friggere la forza di volontà. Quindi poi alla fine rimaniamo sempre incastrati nel danno delle brutte abitudini, e soprattutto quando queste brutte abitudini sono delle vere e proprie dipendenze, siamo, ahimè, proprio nei guai. Quindi per uscire fuori dalle spire delle brutte abitudini, delle dipendenze, sì, sosteniamoci nei momenti buoni, con la forza di volontà, con la motivazione, ma soprattutto lavoriamo su noi stessi, facendo degli esercizi di introspezione, di conoscenza profonda di noi, per riuscire a sostituire, quest'immediata, sensazione di benessere e di appagamento che ci dà la brutta abitudine con qualcosa che ci fa comunque magari ancora di più star bene senza danneggiarci come effetto collaterale. Detto così sembra semplice, ma vediamo nella pratica come si può fare. Io lavoro e sperimento su di me per questo processo di crescita personale, e poi perché ho i miei problemini e quindi devo risolverli, come per esempio il fatto di non avere questo buon rapporto con il cibo che spesso mi mette in condizioni di mangiare troppo, mangiare male, mangiare comunque in modo che è rischioso per la salute, sia per la qualità dei cibi, sia perché finisco per mettere dei chili di troppo. E quindi su questo sto lavorando tanto, 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 tanto per uscirne fuori. Certo è una lotta in qualche modo solitaria, nel senso che effettivamente ci si può aiutare con un nutrizionista, ci si può aiutare con un supporto psicologico, ci si può aiutare con delle amiche, degli amici che fanno il nostro stesso percorso, oppure se non fanno il nostro stesso percorso, hanno quella mente, quel modo di sostenerci che ci aiuta. Però, nonostante tutto, questo cerchio di sostegno, siamo soli nel combattere con le insidie delle cattive abitudini.
Perché alla fine quello che ci fa cadere in tentazione, diciamo così, non è dovuto a quello che è esterno a noi, ma interno a noi. Anche se è vero, è uno stimolo esterno che magari può chiamare quella situazione di bisogno di, per esempio, di abbuffarsi, bene, anche se c'è questo stimolo esterno, poi alla fine la nostra interiorità che va curata perché c'è lì la risposta sbagliata, da lì nasce la risposta sbagliata che ci fa cadere nella brutta abitudine. Quindi come fare? Io le ho provate tutte, quindi impegnando le mani, facendo tutti degli esercizi e delle cose di cui ho parlato anche in altri video. Ma quello che poi alla fine ho notato essere più efficiente ed efficace è quello di trovare l'alternativa immediata di piacevolezza che può sostituire quell'altro piacere, quell'altro modo di consolarsi, di star meglio, che appunto determina la brutta abitudine. Quindi è una sorta di chiodo scaccia chiodo, trovando però il nuovo chiodo in modo che sia nell'ambito della salute e del bene a 360 gradi. Quello che fa bene a noi e che è giusto per noi non è sicuramente cosa immediata, quindi dobbiamo fare un lavoro, come dicevo prima, di introspezione, al punto anche da attivare il nostro intuito, che è forte del fatto che legge dentro di noi e fuori di noi con grande perspicacia, ci può aiutare a trovare la gioia sostitutiva. Oppure le gioie sostitutive, la calma sostitutiva, il riposo sostitutivo, perché è vero che molte volte, per esempio, per ciò che riguarda il cibo, noi mangiamo perché magari dobbiamo saziare altri bisogni psicologici, oppure siamo stanchi, oppure abbiamo sete, oppure ci sono, ecco, per la stanchezza e per la sete ci sono altre esigenze, tra virgolette, meccaniche, che quindi poi noi sbagliamo, interpretiamo male come bisogno e quindi andiamo a mangiare. Questo è solo un esempio. Quindi dicevo, per riuscire ad avere questa intuizione dobbiamo fare un lavoro di conoscenza profonda di noi stessi. Attraverso questa conoscenza profonda di noi stessi dobbiamo prendere anche piena responsabilità della nostra vita. Se poi abbiamo tutto questo processo legato alla responsabilità che dobbiamo fare crescere, emergere, far diventare grandi, cosa succede? Che ci riconosciamo non nell'atteggiamento negativo, ma in un atteggiamento e in un'abitudine positiva, perché abbiamo riconosciuto in questo processo che è lungo, ma diciamo non eccessivamente impossibile o difficile, riusciamo quindi a trovare il vero noi. Nel momento in cui troviamo il vero noi, attraverso appunto questo lavoro di conoscenza di se stessi, non avremo più bisogno, di questi palliativi e di questi discorsi fuorvianti, dettati e dati dalle cattive abitudini. In un prossimo video farò proprio degli esempi pratici. Per adesso vi basti la riflessione su questo, perché è importante rifletterci sui punti che ho detto in questo video, prima di passare poi all'azione pratica. Spero con questo video di esservi stata utile e se così fosse,
mettete un bel like e vi ricordo di iscrivervi al canale. Adesso vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!